Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come vedete, siamo sul mio carrello di Amazon perché finalmente ho deciso, diciamo così, i componenti del mio computer, ecco. Praticamente è stato aumentato un po' le prestazioni e, beh, siamo più o meno molto molto buoni perché allora vabbè, scheda madre è una Gigabyte marca buonissima, supporta memoria DDR3 e vabbè, tutto il resto. Poi il processore un Intel Core i5 4690 da 3,5 GHz, non overclockabile perché io non è overclocko, quindi non mi interessa. Poi ho un kit di 2x4 GB della Corsair, tale 8 GB DDR3, D3, cioè sarebbero DDR, non so, di Corsair. Poi una scheda video, una 970 Palit, 4 GB di RAM dedicati. Questa ragazza è una signora scheda video. Cioè, praticamente, guardate un po' che prestazioni, 4 GB di RAM integrata, cioè, è davvero molta. Poi se andiamo a vedere, vedete, 4-5 stelle, davvero molto buona, non ho sentito parlare bene anche di questa, niente. Poi abbiamo alimentatore modulare della Antec, non so, ma a me importava che era modulare perché altrimenti, per esempio, so che alcuni componenti tipo scheda video potrebbero far rumore. E vabbè, ho preso uno che dovrebbe bastare in teoria. Case ho preso questo qui, un mid tower, se non erro. Dove è scritto? In teoria deve essere un mid tower. Boh, non c'è scritto comunque. Mid tower. Non ha niente di speciale della Cooler Master. L'unica pecca è che non ha la USB 3.0, ma ciò non mi interessa perché generalmente non uso USB, cose del genere. Quindi non mi interessa. E poi oltretutto mi servirebbero magari per spostare la cosa di questo computer a questo qua nuovo, ma non le userò mai. Poi non è che mi metto a spostare roba abnorme, anche perché ho un hard disk esterno, però non è di 10 miliardi, vabbè. Comunque. Poi ho un hard disk da 1 TB, mi basta. Adesso io qui nel mio adesso ho 578 GB, ne occupo un. Uno sputo, quant'è che ne occupo? Dai. Ne occupo 122 GB, tenete conto, sistema operativo e tutto, quindi. SSD non ne ho messi perché non mi interessano, mi trovo bene con questo. Solo 4, perché è perfetto. Comunque della Seagate, non so. Poi c'è un Samsung, questa roba qui, LCD, che è quello che ho che uso come televisione. Oltretutto, uso televisione e praticamente ce l'ho in camera da letto e lo apro anche come monitor. Ha una risoluzione di 1366x768. Devo vedere se riesco a trovare qualcosina di meglio, magari arrivare sul 1920x1080. Perché questo qui non è proprio. Devo vedere un pochino, diciamo così. Comunque, qui è finito tutto. Basta, piccolo video perché non sono riuscito a registrarvi altri video. Comunque, siamo arrivati ai 120 iscritti e vi ringrazio. Non sono solito fare video traguardi, anche perché traguardi per me io non me ne fisso traguardi. Semmai sono tappe del percorso, perché non è che dico voglio arrivare a 2000 iscritti, no. Più si arriva meglio, ovviamente. Comunque,
Quindi niente, spero che questo computer vada bene, anche perché non costa neanche tanto poco, come vedete. 960 euro sono tanti, soprattutto da investirli per un computer. Poi comunque stiamo parlando, come mi sembra di aver già detto nella 34esima puntata della serie, di un computer che potrebbe essere in continuo aggiornamento, perché ovviamente è molto più facile aggiornare questo con portatile. E niente, da Aden è tutto. Ciao a tutti.